che freddo, quasi quasi faccio un pupazzo di neve. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi insieme a voi voglio fare un pupazzo di neve, ma ha fatto freddo. No, no, un bel pupazzo di neve caldo caldo, caldo come la lana. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci qui con Enzino per fare un bellissimo pupazzo di neve, vero amore? Vero. Allora, ci servono un paio di calzini usati. Un paio di vecchi calzini, usati ma puliti, mi raccomando, se no il pupazzo puccia, puccia, puccia. Che schifo! E se no lo buttiamo. È vero. E allora, un bel paio di calzini usati e colorati con i colori che più preferite per il vostro Natale. Il nostro sarà in questo caso bianco e rosso. Cos'è questo? Lana. Un gomitolo di lana bianco, come la? La... Sì. Neve. Come la neve, bravo. Uno spiedo di legno. No. Washi tape. Washi tape. Del washi tape, perfetto. Una matita. Dei dischetti di dovatta. Di dovatta? Di ovatta, dei dischetti struccanti. Ne servirà uno, ma per sicurezza ne abbiamo più di uno. Una pallina di cellulosa di carta. Un pochino di carta velluto. Che colore è questo? Arancione. Arancione. E un pochino di carta velluto. Che colore è questo? Nero. Nera. Poi un paio di forbici. Forbici. Poi due bottoni che siano del colore che stia bene con il calzino che avete scelto. Noi li abbiamo di che colore? Rossi. Bravo. Un cartoncino abbastanza spesso, nero, un cartoncino normale. Ci serviranno anche poi degli spilli con le capocchie colorate. A me serviranno nere, non le ho, come vedete le ho già usate, quindi userò dello smalto per colorarli. E poi io per abbellire il mio pupazzo di neve metterò questa etichetta Buon Natale che faceva parte di una decorazione che si è rotta in mille pezzettini, vero? L'ha rotta papà. E adesso noi la ricicliamo. Cominciamo subito, va bene? Ok! Come prima cosa dobbiamo disegnare un cerchio. Un cerchio che sia all'interno del nostro gomitolo, quindi che sia leggermente più piccolo del nostro gomitolo. Sotto al cerchio un bel rettangolo. Così. Ok? Vediamo se vedete. Così. E ritagliamo questa forma. Sul rettangolo, nella parte anteriore, pratichiamo un taglio che arrivi fino alla circonferenza del cerchio. Adesso prendiamo la nostra carta velluto, rimuoviamo la pellicola e appiccichiamo la nostra formina. Quindi ritagliamo l'eccesso. Fatto ciò, pratichiamo anche il taglio al centro, come prima. A questo punto abbiamo questa, una parte foderata che va verso il basso e una parte sfoderata che va verso l'alto. Prendiamo un lembetto e giriamolo all'esterno e facciamogli compiere un giro dietro, in modo che si abbia questa sorta di triangolino che fisseremo dietro con un punto di colla a caldo. Ovviamente con la colla a caldo state attenti a... non bruciarvi e tenete ben fisso finché il tutto non sarà ben assicurato. Una volta che è bello e fermo, tagliate la carta in eccesso, visto? E si formerà questo triangolino. Fate la stessa cosa anche dall'altra parte. Quello che abbiamo sarà una base di cartoncino con questi due spuntoni in velluto. Adesso prendiamo il nostro gomitolo e prendiamo un po' di filo. Arrotoliamolo a 2/3 dell'intera lunghezza, quindi dividiamo il salamino in tre e più o meno a 1/3 stringiamo forte forte. Ma forte! E facciamo un paio di giri, quindi facciamo un nodino per fermare il tutto. E adesso il corpo del nostro pupazzino mettiamolo per il momento da parte. Prendiamo invece il calzino che avevamo preso, uno dei due calzini, e arrotoliamo la parte dell'elastico un po' fino ad arrivare al rosso, perché essendo il mio pupazzo bianco, se vado subito sull'elastico bianco non mi sta bene,
Arrivati al rosso, fisso il tutto con un punto di colla a caldo in modo che questo non si srotoli più. Quindi taglio con un po' di disavanzo. Adesso devo chiudere qua sopra con un laccetto o anche con un punto di colla o anche con un filo di cucito, insomma, quello che più vi viene comodo. Per adesso lascio pendere, poi deciderò alla fine se eliminare il tutto o lasciarlo. Ora voglio creare un pompon, ma non ho un pompon bianco e allora cosa faccio? Prendo un dischetto di ovatta, così, e prendo una pallina di carta. Metto un po' di colla a caldo al centro del mio dischetto e adagio la pallina, così, ben centrata. Quindi sporco la pallina con un po' di colla a caldo. Ok? E richiudo il dischetto senza bruciarmi, possibilmente, su di essa. Così. Chiudere. Naturalmente è un po' troppo liscio questo pompon. Con un tagliabalze comincio a spelacchiare un pochino. Ok, vedete, è super morbido e super sfrangiato. E più insisterete col tagliabalze, è un po' una cardatura, diciamo così, più lui diventerà sofficioso. A questo punto apriamo il giummetto, il ciuffetto che si è creato proprio in alto al cappellino fatto prima, apriamo ben bene tutti i lembi, ok, e mettiamo nel centro di tutto ciò un po' di colla a caldo, così, e alloggiamo proprio al centro il nostro pompon. Ora scegliamo quello che dovrà essere la parte anteriore, che nel mio caso sarà questa, ok? E andiamo a mettere il cappellino al nostro pupazzetto di neve. Che carino, guardilo! Che carino! E adesso con la colla a caldo fissiamo il cappellino alla lana. Ed ecco! Mancano gli occhietti, però io qui ho già fatto neri con il mio smalto due spilli, quindi due capocchie di spillo. Allora, io vi consiglio veramente di togliere l'aghetto dai chiodini, perché è veramente pericoloso, essendo morbidi, se qualcuno schiaccia la testolina può farsi veramente male. Scegliere il davanti, mettere un mini punto di colla sulla pallina e adagiarlo lì dove vogliamo che stia l'occhietto. Uno e due. Ecco qua i nostri occhietti. Adesso dobbiamo fare il nasino. Che cos'è il nasino del pupazzo di neve? Una carota. Una carota. Prendiamo un pezzettino dello spiedo, proprio quello con la punta, diciamo così, e prendiamo anche una strisciolina di carta arancione velluto adesiva. Anche qui, se non è adesiva, la vostra non ci fa niente, basterà mettere un po' di colla sullo spiedo. Tolgo la pellicola e arrotolo attorno al mio spiedo, così. Pochino. E prendo, faccio ben aderire e prendo ovviamente solo la porzione che mi interessa, quindi taglio l'eccesso. Utilizzo solo ciò che mi importa, come con un bel puntone di colla a caldo, voilà, vado ad infilzare al centro il nasino. Poppete, sì, proprio poppete. Mio figlio dice che non può esistere un pupazzo di neve senza bocca. Se lo dice lui, dobbiamo crederci, e allora dobbiamo mettere anche la bocca. Io sinceramente l'avrei fatto senza bocca. Però se Enzo dice che un pupazzo di neve senza bocca non può esistere, non esiste. Ok, e allora prendo degli strassetti e faccio fare un bel sorriso al mio pupazzo di neve, così. Ed ecco anche il sorriso. Ti piace il sorriso? Sì, e le braccia e le mani. No, le dita. No, niente dite. Si dice dita.
Ok, fatto il sorrisino, adesso ci serve la sciarpina. E allora, sapete che faccio? Taglio l'altro calzino lungo tutta la sua lunghezza. E voilà! Tagliamo dritto da questo lato. Tagliamo dritto da questo lato. Facciamo la frangia, quindi tagliando tante listarelle alla fine. Ok, ed ecco la nostra sciarpa, che adesso metteremo dietro al collo e poi fisseremo così. Ta-da! Che carina! E allora, anche qui puntino di colla a caldo, manca un bottoncino qua. Glielo mettiamo un bottoncino qua? Sì, uno. Io. No, no, c'è la colla a caldo, tu non lo puoi mettere, lo mette la mamma. Oh. Poppete. E uno un po' più giù qua. Adesso dobbiamo mettergli le scarpette. Ciao! Adesso mettiamogli le scarpette. Sì. Prendiamo un bel po' di colla a caldo e sguisciamola qua su tutto. Ovviamente potete sostituire questo passaggio con una qualunque colla se lavorate con i bimbi. Io faccio per comodità e far prima. E voilà, ha pure le scarpe, ma non è carinissimo. Adesso prendo il mio stecchetto di prima, prendo la mia etichetta che ho scelto come messaggio augurale, prendo un washi tape, io sto andando tutto di righe perché il mio pupazzo è caratterizzato dalle righe bianche e rosse, ovviamente, arrotolo attorno al mio bastoncino e fisso sul retro con un punto di colla a caldo. Quando è tutto ben stabile, prendo il mio bastoncino, lo infilzo nel punto dove voglio che stia e che mi funga anche da ulteriore appoggio, quindi lo devo mettere in maniera che non pesi sulla composizione, ma che anzi l'aiuti a stare dritta, e così per esempio sta solo, e trovato il punto lo fisso con la colla a caldo aprendo leggermente la lana. Spero che questa idea sofficiosa, morbidosa, facile da fare anche con i bimbi non utilizzando la colla a caldo vi sia piaciuta e riscaldi ulteriormente il vostro Natale. Ora vi lascio alle foto, vi ricordo che dietro potete creare la taschina per inserire i vostri doni, che siano caramelle o qualcosa di cospicuo, e allora e creare così un porta regalini molto elegante, un porta soldini molto elegante da regalare a chi volete bene. Bene, adesso io lo metto ben dritto, gli faccio tante foto, voi le ammirate, mi dite cosa ne pensate e noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Ciao ciao! Può essere anche farcito con soldini o cioccolato o con quello che la vostra fantasia vi suggerisce. Io spero che questo video vi sia piaciuto e se è così mi raccomando regalatemi un bel pollice in su rivestito tutto di lana e soprattutto se vi va condividete questo video sulle vostre pagine Facebook per fare rimanere alta, per aiutare Arte per Te ad essere visualizzata dal più alto numero di persone possibile. Di questo vi ringrazio sempre non abbastanza, grazie e scusate se ve lo chiedo sempre ma YouTube è cattivo e ci costringe a dire queste cose. E allora, cosa dirvi? Io vi aspetto anche sul mio canale Ombretta e sull'altro mio canale, quello con Gabriele, quello dove si fanno golosità, su Due Cuori Una Cappa, e soprattutto vi aspetto su Facebook e su Instagram, tutti i link li trovate qua sotto nel box informazioni. Basta, non ho da dirvi più nulla, adesso correte a fare un esercito di pupazzi di neve e noi ci ritroviamo qui, sempre per il prossimo video sul Natale. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Buon Natale ragazzi, alla prossima, ciao! Sono gli amici che si incontrano su Arte per Te. Questa è Arte per Te. Arte per Te.